l'amministrazione per una buona amministrazione e a questo punto anche per una non amministrazione videosorvegliata in quanto un'amministrazione trasparente e chiara. Io ricordo che in campagna elettorale, giustamente circa 2 anni fa, quando giravo per la città per fare la campagna elettorale, la prima cosa, se non l'unica, che mi chiedevano era quello di rimuovere la spazzatura. Ebbene, 2 anni dopo io direi missione compiuta, anche se l'emergenza in realtà non è finita, perché ogni giorno sia io che l'assessore dell'ambiente, il presidente di Casole Ambiente e tutti gli operatori di Casole Ambiente stiamo in allerta, perché oggi non parte la nave per l'Olanda, lo STIR a un certo punto si ferma, oppure il termovalorizzatore di Acerra non va a pieno regime e quindi noi abbiamo quotidianamente delle difficoltà e la paura che si possano ripetere quelle scene di 2 anni fa rimane sempre viva nei nostri occhi. Ora dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo stare alla seconda fase, e cioè tenere la città pulita, che sembra che sia la cosa più difficile da attuare a Casoria, perché tutti quanti ci lamentiamo dei cumuli che troviamo sull'asse mediano, sulla Valcavia, sui raccordi, via Boccaccio, tutti quanti ci lamentiamo di questa cosa, ma a questo punto viene una domanda: chi è che butta questa spazzatura? Se tutti quanti siamo convinti che questo non si possa fare, se tutti quanti vediamo che ogni mattina la Casole Ambiente viene presso il nostro domicilio a prendersi la spazzatura, una cosa più comoda di questo, che mettere una busta di spazzatura puzzolente nella nostra macchina e poi portarla chissà dove, penso che sia una cosa veramente incivile. Noi stiamo tentando di rendere Casoria più pulita e più bella, e abbiamo iniziato a mettere vari cestini per la città, anche se sono ancora pochi, come pure i raccoglitori per la deiezione dei cani, che tra poco sarà aumentato come quantità, quindi cerchiamo di migliorarla. E la terza fase, non meno importante, naturalmente, è quella di ampliare questo risanamento, lo chiamerei, alle periferie. E le periferie dobbiamo curarle più del centro, dobbiamo abbellirle, e io direi fare un programma di educazione ambientale. Un programma di educazione ambientale perché la spazzatura costa. La spazzatura è un costo elevato che noi paghiamo, e la paghiamo non i cittadini, ma che la paga il comune. Eppure siamo riusciti in quest'anno e mezzo a diminuire la tassa del 20%. Abbiamo diminuito la tassa del 20% perché siamo riusciti a fare più differenziata. Noi abbiamo firmato con il comprensorio Acerrano, che comprende 8 comuni al nord di Napoli, uno studio di fattibilità completamente gratuito per un sito di compostaggio che verrà a Pomigliano. E questo per noi è importante, perché pensate che noi quando andiamo a scaricare l'umido lo paghiamo attualmente 170 euro a tonnellata, stiamo in concorrenza sulle cifre, mentre prima costava circa 200 euro a tonnellata, e in più dobbiamo aggiungere i costi per raggiungere il sito, che è a Castel San Giorgio a Salerno. Non più a Castel San Giorgio, abbiamo cambiato, dove andiamo? Adesso andiamo a Acerra. Del trasporto del veicolo e quindi noi aspettiamo naturalmente questo sito di compostaggio di Pomigliano per risparmiare ancora di più. Come pure ci costa molto fare la differenziata, che si è attestata intorno, qui chiedo ancora conferma al Presidente, sul 62%. Sul 62%, però noi abbiamo una possibilità, una potenzialità maggiore di differenziare, perché scendiamo sempre sul 62 e qualche volta scendiamo anche di più, perché quando andiamo a raccogliere i cumuli abbandonati noi ci viene detratto dalla differenziata, giusto Presidente? Quindi abbiamo chiesto al commissario Catania
fino a 4 punti percentuali. Quindi ha proposto una nostra differenziata, possiamo dire che è del 66%. Sì, non fossimo in giro. Noi abbiamo chiesto al commissario Campagna, in Campania, appunto, che la raccolta dei comuni che noi andiamo a localizzare nei rifiuti non ci venga sottratta dalla differenziata. È stata una nostra proposta, vedremo come va avanti. Quindi queste telecamere che verranno installate, è solo l'inizio di un lungo lavoro che bisogna ancora completare, ma penso che siamo sulla strada buona e di questo devo ringraziare tutti quanti, a iniziare dalle guardie ambientali, a ringraziare il comandante della polizia municipale, ai lavoratori di Casa di Ambiente, i dirigenti di Casa di Ambiente, tutto il CTA di Casa di Ambiente e non ultimo il presidente Francesco Girardi. E ringrazio anche tutto lo staff di Fartwell che ci ha permesso questa grande cosa che aspettavamo da tanto tempo, che speriamo di estendere a tutta la città. E lasciatemi infine fare un grande ringraziamento all'assessore Pasquale Di Gnola per il suo impegno, per la sua tenacia, ma io direi soprattutto per le sue idee. E infine ringrazio i carabinieri qui presenti, il maggiore e il comandante dei carabinieri. Grazie.